Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, ritorniamo per questa puntata speciale, una puntata dove tratteremo e parleremo di un evento che si terrà fra pochi giorni qui nel nostro territorio, un evento che come sempre è imperniato magari attorno a una specialità gastronomica, ma poi attorno al quale girano tutta una serie di avvenimenti. Saranno 3 giorni imperniati sulla tagliatella, una delle specialità gastronomiche più amate della nostra cucina. La cucina italiana famosa in tutto il mondo, e la tagliatella è sicuramente una di queste specialità che così ci invidiano in tantissimi. E a Novilara, siamo a Novilara, un borgo bellissimo, un castello abitato del nostro entroterra, del nostro territorio, che ospita questa festa, la festa della tagliatella, e dove ci saranno tante altre cose. Noi vogliamo parlare di questo avvenimento che si terrà fra pochi giorni. Adesso qui noi abbiamo gli ospiti che ci parleranno più compiutamente, più addentro di questa festa che si terrà fra pochissimi giorni. Quindi insomma salutiamoli subito. Allora, ben trovati, abbiamo Jacopo Fiorani, direttore artistico della festa della tagliatella, tagliatella al castello, esatto. Questa è la giusta nomenclatura, tagliatelle al castello, che insomma l'associazione culturale La Stele sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte. Accanto a lui insomma fino a un certo punto quel che non conta poteva venire solo, non poteva, però quelli che contano sono la tua sinistra che sono le sfogline, quelle che sono la Silvana e la Rina. Buonasera, ben ritrovate. Buonasera. Buonasera, si sta comodo sui divani? Perfettamente vi vedo a vostro agio, compri bene. Dopo loro ci parleranno naturalmente insomma dell'elemento clou, la tagliatella, ci daranno anche qualche segreto. Io fuori onda ho cercato di strappargli qualche segreto, ma sono molto riservato, sono delle sfogline partigiane, non dicono molto, sono giustamente gelose dei loro segreti. Ecco. Allora Jacopo, però sì. Facciamo un po' di storia, facciamo un flashback col passato, insomma. Sì. Questa è una festa, tagliatelle al castello. È una festa bellissima, ricca di iniziative, come giustamente espresso inizialmente. No, è una festa che ha una tradizione, perché noi siamo qui a riproporla in quinta edizione con questo nuovo format, se vogliamo, perché comunque con la Stele, con l'Associazione Culturale La Stele, di cui appunto faccio parte, abbiamo voluto recuperare una festa che ha comunque già una tradizione datata. Quindi sì, abbiamo recuperato questa tradizione soprattutto perché è molto identificativa del nostro borgo, che è Novilara, che è un borgo amato da noi e non solo da noi, per fortuna. E sì, la festa si svolge in 3 serate, sono ricche di spettacoli, concerti e iniziative. E siamo venuti qui a proporla perché comunque Fano è una piazza che sta entrando sempre più in conoscenza dell'avvenimento, dell'evento, perché ci troviamo appunto tra Pesaro e Fano, quindi è giusto anche parlarne nei vostri canali. Certo, poi insomma raggiungerlo è molto facile, sì, il castello di Novilara, proprio da Fano, vi trovate veramente sopra un... La vista anche particolare, vero Silvana? La vista che si gode, sì. Voi che abitate il borgo. Da Novilara vediamo Fano, lo vediamo proprio benissimo. Fano, Pisa, addirittura quando c'è bel tempo fino a Ancun si vede. Il Conero. Quindi, insomma, godete di questo panorama bellissimo. Poi siete... cioè, non siete pochi, insomma, chiaro. Quanti siete? A fare le tagliatelle? No, ad abitare a Novilara. Siamo pochi come paesani. Poco più di 1000. Sì. Pochi ma buoni. Sì. Pochi ma buoni. Sono troppi. Sì, sì. Rimaniamo sui numeri. Sì. Ecco, allora mi dicevi, quando l'avete riproposta la festa, inizialmente, insomma, c'era un po' di timore, perché... Insomma, la reputazione di quella che era le ceneri di questa festa non era delle più ideali. Però voi avete avuto l'intelligenza di riproporre un contenitore tutto rinnovato, tutto nuovo. Sì, abbiamo voluto creare un contenitore, diciamo, perché le tagliatelle formano come un cappello, diciamo, nel quale possono rientrare una serie di iniziative, secondo noi, opportune, perché l'intento è soprattutto valorizzare il territorio e quindi
è una festa che sicuramente offre tanto dal punto di vista gastronomico, ma non solo. E quindi proprio, diciamo, abbiamo cercato di lavorare su questi punti che pensiamo siano importanti anche per mantenere le feste al giorno d'oggi, perché non è facile anche coinvolgere i meno giovani vengono perché la conoscono, quelli più giovani invece sono un po' scettici, rimangono lontani, quindi invece per appunto sperare di mantenere l'evento e di protrarlo ancora nel futuro abbiamo voluto coinvolgere un'elite sempre più vasta. Più vasta. Allora, questo è il pieghevole, il dépliant della festa, tagliatelle al castello, 8, 9, 10 di luglio, è un bel libricino denso di cose, dopo Jacopo ce ne parlerai compiutamente, e quindi insomma 8, 9, 10 luglio, quindi fra pochissimi tutti giorni, a Novilara. Questo a Novilara, a Novilara, questo appuntamento immancabile. Allora, queste tagliatelle come le fate, Silvana, Rina? Sì. Dateci qualche... Farina, uova, mattarello. Ecco, cuore, la passione proprio al massimo. Perché voi le tagliatelle le fate proprio lì a mano, sì. Impastate, sì. Quindi sì. L'anno scorso quante ne avete fatte di tagliatelle? Ah, l'anno scorso ne abbiamo fatte quasi 4 quintali in tre giorni. 4 quintali di farina in 3 giorni? Sì. Sviluppato poi in... vengono... parecchio, verranno sui 6 quintali, io adesso non ve... sono entrate 8.000 persone, ecco, quindi non giusto. È avanzato niente. Rimangono mai. Sì. Però non ci sono solo tagliatelle, c'è un'offerta gastronomica abbastanza varia. Tagliatelle ragù, tagliatelle con fagioli da mangiare, trippa. Una bella arrostita mista cotta al momento. Piadine, verdura, affettati, formaggi, chi più ne ha più ne metta. Allora vedete che bel clima che c'è, perché insomma questa è una piccola rappresentanza del folto gruppo di persone che ci lavorano e che si danno da fare, perché insomma come sempre diciamo, dietro insomma gli avvenimenti ci sono tante persone che lavorano, che si impegnano gratuitamente, mettendo a disposizione il loro tempo. E la bella riuscita di una serata per farvi divertire, per farvi stare a vostro agio in una serata, il grazie va fatto a queste persone che si impegnano per non solo i 3 giorni, ma per tanto tanti tempo, giorni. Perché per fare tutte queste tagliatelle ce ne vuole. Poi abbiamo anche i dolci della casa, perché dopo che andiamo a cucinare facciamo anche i dolci. I dolci? Sì. Ecco, qui che sono le crostate. Crostate, torte alla frutta. Un menù casareccio, campagnolo, casareccio, diciamo, quello sì. della tradizione delle nostre terre. Sì. Jacopo, insomma, avete mediato tra tradizione e innovazione, voi avete portato un po' di novità. Sì, un po' di freschezza, vogliamo. Perché... anche per i giovani, dai. Sì, assolutamente. Naturalmente. Come dicevo prima, l'intento era appunto far comunicare anche due mondi che a volte sono un po' lontani e di cui anche Novilara stessa ne è oggetto, nel senso che sono proprio anche dei livelli, perché comunque siamo in collina e sono dei livelli che a volte non comunicano tra loro, e invece in questi giorni di festa c'è proprio una partecipazione completa dai più giovani ai meno giovani, e quindi ognuno apporta quello che ha e siamo tutti contenti di farne parte. Di portare avanti l'iniziativa. Sì. E quindi insomma avete avuto questa felice idea di mettere in comunicazione due mondi che magari durante l'anno non proprio sono vicinissimi, insomma, però si è coesi tutti quanti per la buona riuscita, più o meno, insomma. Vabbè, sì. Non ci sono le difficoltà del caso, come sempre, però mi sembra che si possano superare con un po' di intelligenza, un po' di buonsenso da parte di tutti, capire che è un momento di festa. Si fa per il paese, si fa per la comunità, e quindi insomma bisogna tutti quanti remare nella stessa direzione. Allora, abbiamo capito che il cibo c'è ed è anche buono, quindi insomma l'asse portante centrale è assicurato, grazie alla Silvana, alla Rina e a tutte le altre, che dopo magari se possiamo le salutiamo. Le salutiamo. Ciao ciao.
Jacopo, su che cosa avete lavorato sul fronte dell'innovazione? Che cosa vi siete... Ci siamo confrontati tra i più giovani, non me ne vogliono le signore, ma certo. Nel senso, volevamo proporre una festa che fosse un po' diversa dalle altre. Una festa legata sicuramente alla gastronomia, perché il nome comunque è quello, però che avesse un modo di sorprendere un pochino il fruitore dell'evento. E allora ci siamo detti, il castello nostro ha un'entità storica riconosciuta, però potremmo proporlo anche su delle vesti più moderne. E quindi abbiamo proposto questo video mapping, che è un po' il nostro master, il nostro punto di forza da fin dalla prima edizione, questa è la quinta. E di cui poi avremo qualche immagine magari per far capire di che cosa si tratta. Che cos'è? Certo. Ed è piaciuto tantissimo, ha avuto una risposta molto forte, molti ci invidiano, ci hanno chiesto appunto di averlo anche loro alle loro manifestazioni, e quindi siamo più che contenti di questo. Ovviamente, oltre a questo, cerchiamo di vendere, diciamo, tra virgolette, il borgo, comunque il territorio novilarese, utilizzando e sfruttando un po' tutti gli spazi che ci sono a disposizione. Quindi ogni location ha il suo giusto, pensiamo giusto, poi ogni volta andiamo a ritoccare i dettagli, ha la sua giusta collocazione, dai concerti live agli spettacoli a teatro, è una ricca iniziativa. E quello che ci piace di più, come ha detto anche Larina, sicuramente è dare una sensazione di accoglienza, quindi di benvenuto alla gente che viene a mangiare e anche a godersi la serata completa. E ancora di più sono appunto la sorpresa, comunque cercare di sorprendere, di portare sempre ogni anno qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso che stimola e che comunque fa tornare a casa felici per tutti. E anche la proposta musicale, perché diciamolo 8, 9 e 10 però diciamo è solo la sera, giusto? Che voi siete dalle 7 in poi, tranne la domenica, che dopo capiremo c'è un evento a sé la domenica, quindi la sera si apre il borgo, si apre il castello, e dopo aver insomma lautamente, insomma in maniera succulenta cenato, avete puntato anche su una proposta musicale particolare, cioè che si differenzia un po' dalle classiche, sai, dove il liscio è imperante. Esatto. Ma noi diciamo che cerchiamo, tra virgolette, un po' magari con presunzione, ma di esulare un po' dal concetto classico di sagra. Però comunque vogliamo assolutamente mantenere la tradizione, quindi in realtà nella serata di domenica la serata di sagra è mantenuta, una sera è mantenuta, perché giustamente è giusto, insomma, riconoscere le tradizioni, certo, e non perderle. Okay. Ed è una cosa comunque piacevole, perché sono anche, come dicevo, i meno giovani che sono felici di vivere questo. Però al tempo stesso i più giovani invece proviamo a stuzzicarli, a stimolarli con delle proposte musicali, appunto con questa iniziativa che si chiama Concerti al Castello, dove abbiamo una rassegna di 9-10 gruppi nei 3 giorni, quindi 3 concerti a sera, che sono tutti gruppi emergenti italiani che fanno una proposta personale, una proposta, non sono cover band, ma sono tutti gruppi indipendenti che appunto fanno una cosa fatta da loro. Questa è una cosa, molto, modo, una cosa molto bella, perché devo dire, a parte come ha ripetuto Jacopo, il rispetto della tradizione, però anche dare la possibilità a gruppi di giovani che, ecco, per l'amor di Dio, il cover band va benissimo, fanno piacere, nostra... è una scelta culturale, una scelta diciamo artistica, di dare spazio anche a quelli che magari hanno così un DNA personale, il genere musicale che propongo, quindi tre gruppi a sera. Diciamo che ogni sera poi va dal genere folk al genere rock, anche qualcosa di elettronico, però molto morbido, comunque una cosa che il contesto non poteva essere altrimenti, perché comunque il castello non possiamo presentare dei gruppi troppo accesi. Del heavy metal non lo vediamo. No. C'è chi dell'associazione voleva portare qualcosa sugli SDC, però no, sono tutte cose molto piacevoli da ascoltare. E quello che più a me piace sempre sottolineare è che ogni edizione c'è gente che magari non ti aspetti, che ti fa degli apprezzamenti su delle scelte che, insomma, che sono state fatte, e questo mi fa ben pensare che stiamo lavorando bene. Bene, siete orientati nella giusta direzione. Allora, insomma,
Ma voi che abitate insomma il Bol, siete contenti di questi ragazzi che si danno tutto questo da fare? Siamo molto contenti e cerchiamo di farli impegnare sempre di più in cose nuove. Però cerchiamo di coinvolgere anche le ragazze adesso, imparare un po', perché sì, è più giovane. Gli date un po'... Cominciamo a dare una dritta. Cominciamo a dargli una dritta, piano piano. Con l'associazione vengono fatti dei corsi anche di tagliatelle durante l'anno. Abbiamo fatto, sì. Hanno avuto anche molto successo. Addirittura anche gli uomini sono venuti. Sì. Pensi un po'. Perché c'è una... dopo un po' di abbandono della cucina, soprattutto delle cose fatte in casa, adesso c'è... Un ritorno, no? Sì. Il piacere di fare la pasta in casa. È un ritorno buono, perché le tagliatelle compere, è fatta a mano, è tutta un'altra cosa. Il bello è che lo capiscono bene anche gli uomini, perché se vengono a imparare vuol dire che... forse si devono cominciare a darsi da fare un po' anche loro. Ma adesso va un po' di moda, no? Fa un po' di moda. È bello cucinare. Una volta sono molto molto più... Che prima no? Si devono dar da fare in cucina gli uomini. Ecco, bene, poi portiamo avanti questa battaglia. È un segnale chiaro. È un segnale chiaro. Non è difficile, no? Sono buona volontà. Ecco, appunto, è solo un po' di buone. Noi i nostri mariti li abbiamo un po' domesticati. Sì. Un pochino. Io ho idea che insomma che se la passano bene. Sì, di salute stanno tutti bene. Tutti bene. No, ma anche come ogni tanto qualche cicchetto mi sa che arriva, a giudicare dalla vostra quando tempra. ci vuole. È un po' di posto. Come vedi abbiamo selezionato bene le persone. No, vedo che al salotto sobrie, tranquille, non parlano niente, difficoltà. È la verità. No, la tagliatella era un po' il piatto della domenica, era un po' il piatto della festa, del giorno della festa, no? È sempre stato così, in effetti. La domenica quando ci sedeva a tavola. Ma anche oggi, diciamo, tuttora è così. Si varia di più, diciamo, la tagliatella, dopo, però pasta in casa in generale, noi la facciamo molto, diciamo. Allora, entriamo anche nello specifico del programma, insomma, ci sono per ogni giorno delle particolarità, visto che insomma sono anche personaggi noti. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo un ospite d'eccezione, insomma, che è Paolo Cevoli, ormai sono già usciti. Da Zelig, insomma, il sindaco, l'assessore, quello che è addirittura ha preparato un monologo proprio sulla tagliatella, che entrava a pennello proprio quell'iniziativa. Sì, siamo contenti perché comunque è un personaggio anche molto vicino alle persone, insomma, è molto caldo e entrava bene in questo tipo di iniziativa. E sarà il venerdì 8. Venerdì 8. Sera, sì. Apriamo subito con Paolo Cevoli e ci aspettiamo una grandissima risposta alle persone. E così. Le altre serate si strutturano in modo diverso, nel senso che soprattutto anche nell'area teatro, che è un teatrino all'aperto che c'è appunto a Novilara, abbiamo scelto delle tematiche a seconda delle serate. Quella del sabato poi è la serata improntata su Gioacchino Rossini. Quest'anno abbiamo parlato appunto con il comune, abbiamo trovato questo accordo, questa collaborazione, in quanto cade il bicentenario rossiniano, e il comune ha accettato volentieri la nostra proposta, quella di inserire appunto un Rossini in versione più gourmet, che è non solo compositore musicale. E quindi è una cosa nuova appunto che vorremmo vedere se può arrivare, è una cosa embrionale, una fase nuova, però ha suscitato grande interesse. Verranno anche un ospite che è uno storico della gastronomia, della cultura della gastronomia, che verrà a parlare proprio della figura di Rossini legata tra cibo e musica. E quindi questo sabato nel teatro, nel teatro di... E quindi è piacevole perché nella proposta musicale artistica abbiamo sempre fatto attenzione a che cosa inserire, quando, anche a seconda della clientela, degli ospiti. E quella del sabato è una, tendenzialmente sono persone che si aspettano qualcosa di più, e quindi abbiamo questo pianoforte a coda, insomma è una festa che non è la classica sagra dove si mangia e basta, ma invece ogni sera c'è qualcosa di interessante.
E quindi il sabato si è dedicato quest'anno a Rossini, siamo molto contenti. È bene che vengano. Come? È bene che vengano la gente, per no, così giudicano. Questo in maniera molto, adesso poi parliamo anche della domenica, in maniera molto intelligente è studiato per cercare di far venire su anche le altre sere, le persone magari che sono... Perché magari il primo giorno mangio la tagliatella con i fagioli, il secondo giorno la mangio con ragù, certo. Il terzo giorno si fa la grigliata e poi vedono qualcosa di diverso. Certo. Non c'è noia, no. Non c'è solo mangiare. Sono bravi, poi Novilara è bella, che girare intorno al castello, dai, alla sera. Se è caldo lì si sta bene, che è fresco. Perciò siamo proprio siete privilegiati, esatto, per cui dopo una bella giornata al mare, dopo che vi siete sollazzati, insomma il sabato, la domenica, e avete fatto le vostre cose al mare, vi siete abbronzati, per combattere un po' la canicola, no? La calura, cosa c'è di meglio che fare qualche centinaio di metri in collina? Certo. Novilara, e lì buon cibo c'è, e poi la proposta anche in ambito culturale c'è. Quindi Rossini sarà il perno di una noto, insomma, lui era un mangione, insomma, esatto. Gli piaceva Rina, lui di tagliatelle mi sa che le ha mangiate. Però mangiate parecchie. Purtroppo non le nostre, però vabbè. Però comunque. Le hanno sempre fatte bene, dai. La domenica, volendo traslare. La domenica invece è la serata più legata, diciamo, alla tradizione, quindi. Come dicevamo prima, abbiamo mantenuto l'orchestra, ci sono i Talisman, che ha la richiesta, comunque portano sempre tantissima gente e piacciono tantissimo. E invece nel teatro è più dedicato al dialettale, che comunque è una forma che piace. E ci sarà anche un duo bolognese invece che portano la gastronomia a teatro, che è uno spettacolo legato alla gastronomia. Quindi diciamo che siamo sempre... Le proposte sono sempre, girano intorno alla gastronomia, però non è una cosa classica, ma qualcosa di nuovo che magari si vede meno in giro e noi cerchiamo appunto di attrarre le persone. Però sempre domenica comunque i gruppi musicali emergenti, vedo nel programma, ci sono sempre comunque, però si affianca anche la tradizione. Diciamo. Abbiamo il castello che insomma, è strutturato in modo che possono coesistere gli eventi, esatto, e ognuno può scegliere quale meglio gli si addice o quale è più interessante. A Novilara avete il paesaggio bello, il cibo buono, avete anche le location, cioè siete proprio a posto. Perfetto. Non ve lo siete scelti a caso il paese dove state, dire. E poi, ecco, appena accennato dalla Rina, anche un aspetto che in queste feste, in questi avvenimenti, è sempre un po' preoccupante, cioè il come raggiungerlo e per non fare chilometri a piedi, insomma. Esatto. Voi come vi siete strutturati? Noi fin dalla prima edizione abbiamo cercato di recare il meno disagio possibile sia agli abitanti del borgo che alla gente che viene là, e siccome siamo in collina è inevitabile che si creano delle situazioni di traffico, e quindi abbiamo predisposto due aree parcheggio a ridosso del castello, quindi quando uno arriva in macchina in prossimità dell'evento già vede segnalato le aree parcheggio, lasciando la macchina lì. Da lì abbiamo attivato due navette che per tutta la notte fanno avanti e indietro e caricano la gente, quindi è un servizio che accompagnano sul posto. All'ingresso. Quindi la gente è molto felice di questo, perché comunque non deve vivere l'ansia, no? Esatto. E la stessa cosa, ancora di più, c'è una navetta che parte direttamente da Pesaro, adesso stiamo cercando di attivarla anche da Fano, che parte direttamente dalla Pala di Pomodoro e fa un percorso lungo Viale Trieste, la stazione del treno e viene su fino alla Così terra. Chi vuol venire... Esatto, può venire anche senza l'utilizzo del mezzo proprio. Però poi dai parcheggi ci sono le spolette. Esatto, sì, quello sì, le navette. Non ha modo, ma non ha modo. Comunque abbiamo organizzato. E questo fino alle 2:30 di più o meno, cioè, fin quando c'è gente. Esatto, cioè. Fin quando non sono stanchi. No, perché anche questo alle volte dici, ma fino a quando c'è, dopo se faccio un po' più tardi, questo. Le iniziative chiudiamo intorno all'1, assolutamente, perché comunque abbiamo dei permessi, un centro storico e non possiamo arrivare oltre, però ovviamente dopo la gente, come si sta tanto bene. Dopo si sta lì a commentare. Ecco.
Beh, ci sono stand, espositori, avete pensato qualcosa di questo genere? O... Quest'anno in realtà non abbiamo puntato sul mercatino, perché gli altri anni sì, l'avevamo sempre un piccolo mercatino, una quarantina di bancarelle, però quest'anno siccome portiamo tutto all'interno della cinta muraria, quindi l'evento si svolgerà completamente all'interno, invece gli anni scorsi avevo un'area adiacente ma rimaneva fuori. Quest'anno proprio per problemi di spazio abbiamo dovuto concentrare, dovuto tagliare qualcosa e abbiamo tolto le bombe. Beh, vabbè, ma non c'è motivo di disperare, sì, perché qui abbiamo capito. Ci sono altre cose che dai, sono più interessanti. C'è tanto da fare. Sì. La domenica poi c'è anche un evento nella mattinata, perché abbiamo detto che venerdì e sabato si è tutti concentrati nella fascia serale, invece la domenica c'è un evento anche mattutino. Esatto, sì, dalle 10 di mattina, siccome manteniamo gli stand aperti anche per il pranzo, abbiamo organizzato questo moto tagliatelle, si chiama, che è appunto un giro in moto, un percorso in moto per far conoscere anche a chi non è di qua i nostri territori intorno, insomma le colline pesaresi. È un'iniziativa che sta crescendo, e a volte abbiamo avuto delle collaborazioni con altre associazioni locali, e quindi si fa un percorso all'interno anche fino ad arrivare a San Bartolo, quindi esatto, che parte su, più sull'entroterra, e poi c'è una sosta aperitivo offerta sempre in un'area agriturismo, e poi con rientro a Novilara il pranzo. E il pranzo, insomma, nel... E quindi insomma domenica, amici amanti delle due ruote e delle moto, potete passare una mattinata insomma anche alla scoperta insomma dell'Interland, e poi alla fine si finisce sempre a mangiare le tagliatelle, quindi insomma, comunque alla fine tutto ritorna e tutto torna, è vero. C'è un sito, ci sono dei riferimenti dove uno può... Sì. Noi abbiamo la nostra pagina Facebook che è Tagliatelle al Castello, anche dell'Associazione Culturale c'è la pagina Facebook, e poi abbiamo anche il sito che è www.tagliatellecastello.it. Lì troverete tutte le informazioni, i recapiti per avere più informazioni. Quindi chi si vuole iscrivere a questa moto tagliatella... Esatto, ci sono i numeri di riferimento e tutte le informazioni a dettaglio, quindi... Vi aspettiamo. Beh, allora, il tempo è tiranno, quando le cose sono belle, gli ospiti sono brillanti come quelli di questa sera, il tempo vola, siamo già arrivati in chiusura di puntata, questa puntata speciale dedicata a Tagliatelle al Castello, a Novilara, siamo a Novilara, uno dei più bei borghi d'Italia, che per tre giorni, l'8, il 9 e il 10 di luglio, vengono animati da questi personaggi che parte e altri personaggi che sono seduti qui sui divani, che sono sicuramente simpatici tutti quanti allo stesso modo, e che quindi insomma daranno vita a questa Tagliatelle al Castello, quinto anno, quinta edizione, e avete capito anche che insomma c'è qualcosa anche di diverso che si può vedere. La musica sarà musica un po' particolare, c'è Rossini, insomma ci sono tante occasioni. Un venerdì sera, un sabato sera, una domenica sera e anche una giornata di domenica si possono trascorrere all'insegna del buon cibo, della simpatia, perché immagino che sono tutti simpatici così, e quindi non vi annoiate di sicuro. Assolutamente. E quindi insomma potete passare queste piacevoli ore a Novilara insieme alla loro compagnia e alle tante iniziative che hanno messo in campo. Allora salutiamo anche, ringraziamo tutti coloro che non sono, grazie, per motivi di spazio potuti venire qui sul divano, no? Era giusto. Un disastro, se no. Però simbolicamente li salutiamo tutti dai divani di dopo cena. Insomma sappiamo che daranno il massimo. Jacopo, allora grazie per essere stato qui, per insomma far sì che anche insomma, nel territorio fanese ci sia divulgato questo avvenimento così significativo per l'estate. Grazie Silvana, grazie Rina. Grazie a voi. Ecco, vi verrò a trovare sicuramente, perché passeremo. Io vengo dall'altra parte. Sì. E vengo nella da cucina. Dietro dove si cucina. Certo, certo. Io vengo da dietro. Sembra giusto. Vuoi capire i segreti sul campo. Perché ancora non me l'hanno detto, hai capito? Sottinteso, io vengo dietro e poi avremo da fare. Va bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra festa.
alle prossime. Arrivederci. Amici dopo cena, terminiamo qui questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alle prossime puntate. Ciao.